E io non credo proprio che gli italiani vogliano che gli parli alla pancia, vogliono semplicemente che gli parli. E forse non gli devi parlare per restare nella mitologia, come era alla testa, come era Atena, cioè una razionalità fredda che spaventa, che anche altera, perché forse è supponente, ma forse è invece l'intelligenza per rimanere qui di Apollo, che è calda, è emotiva, è passionale, forse bisogna parlare al cuore. Forse le persone devono sentire che quando gli dici una cosa la pensi fino al fondo della tua anima. Forse le persone devono sentire che per quanto una sfida possa essere difficile la fai senza paura, ma non perché lo stai facendo per loro, perché io non sono qui per i cittadini italiani, io sono qui perché penso che non c'è un posto più bello in cui essere che fare questa battaglia. La considero un privilegio personale. Non credo a quelli che arrivano e dicono lo faccio per responsabilità verso il paese. Lo fai se hai dentro un movimento di passione che ti dice che forse questa è la più bella battaglia in una società che è terribilmente colpita dalla mancanza di senso, dall'idea che è anche caduta molto la religione, pervasa anche dalla mancanza di sostituzione con l'arte, che poteva essere per un laico, lo è per alcuni, la cosa che fa sentire che c'è un senso che va oltre se stesso, il proprio immediato domani, o forse poteva essere per alcuni la filosofia. Tutto questo è caduto e c'è un'alienazione che è la mancanza di passione bruciante per una cosa che va oltre se stessi. Io penso che la politica è passione bruciante per una cosa che va oltre se stessi. Ritengo un privilegio poterla praticare.